eccomi qui con i miei improtas. Allora, ricetta di Natale, siamo in campagna. E quindi questa è una ricetta, beh, insomma, interessante. Ed è poi ti abbiamo portato la regina delle mele. Le annurche, che sono proprio... Ma è vero che voi avete degli alberi di annurche? Certo. Ma dove? Nella zona di Posillipo, nei Giulianese. Quindi vicino a lì, a dove abitate? Poi questo è pieno periodo, novembre e dicembre, pieno periodo, insieme ai friarielli che utilizzeremo per farcire. Quindi abbiamo i friarielli, abbiamo la lonza di maiale o la lombata, un po' di spezie, in questo caso abbiamo portato l'aglio e lo scalogno, le patate, sedano, carota per andare a fare il fondo e per andare a farcire, i pomodori ramati, alloro, timo, rosmarino, del pepe rosa che fa anche tanto Natale come sapore, come colore, e del fondo bruno che abbiamo già preparato e poi ti spiegheremo. Rotolo di maiale con mele annurche. Attacca, Matti, vai! E via, partiamo. Allora, le fette di lavandole, andiamo a sbollentare? Andiamo a sbollentare i friarielli. Acqua e sale, come se... Quando la mangiate questa ricetta? Questo è tipico proprio del pieno inverno, delle ricorrenze, che fa tanto tavola, fa tanta convivialità, e soprattutto poi quando ci sono questi prodotti di stagione come i friarielli. Però in questo caso, se non trovate i friarielli, anche i broccoli, quelli a cime che si utilizzano soprattutto per le zuppe, per la minestra maritata, vanno comunque bene per farcire questo piatto. Poi patate, le lasciamo sbollentare, acqua e ghiaccio, solito procedimento per l'apertura, per la friarielli, esattamente, okay. Patate, di patate le vado a tagliare a spicchi e gli vado a dare una sbollentata, una sbollentata anche alle patate. Alfio, siamo già tanti. Una patata al giorno leva il medico di torno. Questo no, è la mela. Lui è sempre... Allora, dicevo, ma posso chiedere ad Alfio se lui è del club della scarpetta? Ma secondo voi che domanda è? La scarpetta? La scarpetta, al Puccino lì. Da generazioni. Da generazioni. Dobbiamo fare dei corsi di scarpetta noi. Ecco, non è vero. Anche Evelina è del club della scarpetta. Sì. Vecchio scarpone, sì. Il club dello scarpone, Alfio, la scarpetta. Fate uno scarpone. Allora, queste patate dove le mettiamo? Le vado a sbollentare. Due, e andiamo a sbollettare anche quelle insieme dell'acqua dei friarielli nell'altra belle, parte del belle cestino. Con la buccia. Antonè. Dedichiamoci alle mele. Evelina, le mele annurche. Ecco, guarda Antonella, mi sono attrezzata. Oh cavolo, che cos'è? Con una bella lente. Perché in questo periodo farò l'indagine dei piatti, no? Che miseria, proprio a Natale. Eh sì, appunto, per trovare quello che è l'ingrediente, diciamo, innocente in questo caso. Le mele annurche sono sicuramente le regine delle mele per l'alta concentrazione di polifenoli. In particolare, adesso tu le scrivi, le procianidine. Le? Procianidine. Aspetta. Che sono state studiate perché forniscono, diciamo, una fonte di protezione per il colesterolo. Quindi aumentano l'HDL, quello buono, e abbassano quello cattivo. Stiamo mettendo, scusate, le mele nella pentola. E poi, Antonella, fanno bene ai capelli. Ecco, perché... Hai capito, sì, che io ne perdo tante in questo periodo. Ecco, allora, due mele per 60 giorni infoltiscono, aumentano la crescita. Due mele al giorno? Sì, di annurche. Una mela, due. In questo caso due mele, hanno fatto questo studio all'Università di Napoli, quindi in questo periodo, visto che ci sono, consumiamole. Bene, mele annurche, abbiamo al giorno. Abbiamo un dubbio. Procianidine? Procianidine. Come le... Visto che non lo sapevi, ecco. Come si chiama? Procianidine. Sono dei polifenoli. È come il procione, no? è il maschio. Va bene. Allora, le abbiamo messe su con un po' di burro e un po' di scalogno, un giusto? Un po' di scalogno, riprendendo appunto sulle mele. Noi le abbiamo lasciate tutta la buccia, perché la buccia contiene pectina, certo, che è un addensante naturale, quindi ci servirà anche per fare il Puccino. Poi terra vulcanica e dei Gabbri Fregrei, anche Plinio il Vecchio, insomma, certo, dava questa connotazione abbinandola appunto all'orco, quindi annurche, orco, e prende proprio questo nome qui. Allora, Antonè, la stessa cosa con le carote. Sì, carote tagliate in quattro quarti. Andiamo in padella con del timo e dello scalogno, ci serviranno per la quindi farcitura. Quindi vedete che bella questa inquadratura. Abbiamo i friarielli che stanno bollendo con le patate, le mele annurche col burro e l'olio, anzi, no, hai messo il burro, tutte e due. Sì. E lo scalogno, e idem le carote con lo scalogno. Perfetto. Abbiamo... Poi abbiamo il pezzo della lonza, della lonza, che è aperto a metà.
fatto al libretto, fatelo fare anche dal macellaio, ben battuto, assottigliato. Sale, qua ci andiamo a prendere i friarielli che andiamo a strizzare, quindi abbiamo fissato il colore e diamo la nota vegetale alla preparazione. E anche un po' di morbidezza, perché sì, la verdura come, poi... come vi ho spiegato prima, potete anche metterci i broccoli, della verza, la verdura che vi aggrada, ovviamente rispettando sempre la stagione, sbollentandola, perché gli togliamo la parte coriacea. Okay. Le carote che noi abbiamo messo, vedi, in padella, le facciamo appena appena insaporire e le andiamo a mettere per il lungo in questa preparazione. Ok, okay. Ci metti sul sale, metti qua. Vai. Adesso il sale, metti. Sì, io aggiungo anche le patate. Sale, nel fondo della mela. Ah, le patate che sono state sbollentate le mettiamo insieme alla mela, così. Sì. Vedi? Allora, vedi, le carote le mettiamo invece certosino, in questo modo, nel, a metà nel nostro, nella nostra lonza così, un po' le lasciamo e continuiamo la cottura e andiamo a chiuderlo. Quindi aspetta, andiamo, vai piano, ecco, così vediamo, vai. Andiamo a farcire in questo modo. Andiamo a chiudere. Quindi i friarielli con le carote finiscono nella nostra lonza. Quindi, vedi, facciamo il nostro bello rotolo e andiamo poi di spago. Ovviamente andiamo prima nel senso della lunghezza a fare il giro con lo spago in modo tale che tratteniamo le verdure e poi andiamo a stringerlo in questo modo, vedi? Così. Sì, sì, seguiamo la preparazione di Mauro. Quindi lo andiamo a tirare. Okay. E facciamo il nodo da quest'altra parte per andarlo a chiudere. Eccolo qui. Matti, mi prepara il tegame con olio, cipolla, alloro per andare a sigillare la carne, per piacere. Questo è un lavoro... Allora, quello della carota possiamo toglierlo, no? Fa quattro mani, Matti. Dai, Matti. Fa quattro mani. Allora, andiamo in padella, bella calda, Antonella, Quindi andiamo a sigillare per bene, ci mettiamo l'alloro, ci mettiamo la cipolla e anche il sedano, ok? Quello che non ti serve più, Mauro, possiamo togliere, forse il pentolone non ti serve più, vero? Quello dell'acqua. O mangiarlo. Ecco, così abbiamo più spazio anche quello per... Quello che non serve si mangia, eh? Esatto, mettiamo un po' di cipolla intorno al nostro pezzo di... maiale, sì, e andiamo anche con un po' di rosmarino. Ovviamente noi in ultimo, Antonella, ci siamo lasciati indietro i pomodori. Esatto. I pomodori perché non vogliamo che si vadano a disfare ulteriormente, ma diamo la parte umida, la lasciamo bella succosa, colorata. Questa preparazione va bene fatta così, anche perché la lasciamo croccante, le mele andranno a disfarsi, perché siccome poi è bella succosa, questo è un classico fondo bruno, classico, quindi andiamo a sgrassare e a tostare le ossa in forno. Da parte in un tegame preparate delle verdure, sedano, carota, cipolla, dove andremo poi a collocare le ossa, mettiamo dell'acqua se non del ghiaccio e andiamo a cucinare per un'oretta e mezza. Come si tiene, professore, il fondo bruno, come lo possiamo conservare una volta fatto? Semplicemente congelandolo, quindi magari potete fare dei dadini come del ghiaccio e quando vi serve avete già la dose pronta. Bene, perché è talmente un lavorone che poi uno dice non lo uso tutto, perché nel frigo ci sta un giorno, dopo lo devi usare. Sì. Guarda, mettiamo un po' di brodo vegetale insieme ai pomodori, alla melannurca e le patate, così almeno può andare avanti a cuocere per un bel po'. Sì. Anche se le patate sono sbollentate, ha bisogno di un po' di cottura. Anto, io vado a sfumare con del vino. Sfumiamo col vino invece il nostro rotolo di maiale. Esattamente, in questo modo. Guarda che bel fumo che fanno i tegami, cioè vedi che davvero, è proprio bellissimo. Una cosa che cuoce tanto, c'è il fumo. C'è Mi dà l'idea della casa, bel fumo, i profumi. Anto, qua andiamo nel forno per un'oretta. Per 200 gradi. Quindi lo sigilliamo, vedete bene, poi lo mettiamo nel forno. Bravo. A 200 gradi per un 45 minuti, vero? 45-50 minuti. 50 minuti. Ecco qua. E guardate come viene. Risultato della nostra lonza, ok? Ok. Ci facciamo un po' di spazio qua, Matti. Se devi tagliarlo, taglia. Allora, mettiamoci ancora un po' di timo qui. Quindi facciamo questo bel contorno, bello, pieno di
timo di rosmarino lo andiamo a profumare. Vedete, questo poi è una bella idea di contorno, a prescindere poi dal rotolo di maiale. Abbiamo sbollentato le patate, poi le abbiamo messe insieme alla melannurca, alle cipolle, allo scalogno, anzi, e al pomodoro. Un po' di timo e quello è pronto. Cosa cerchi? Un attimo la fungo. No. A fare chi? Grazie. Che ti serve? Troppo brava Antonella. Ho detto di no e lui va, vedi? Guardate che bello, guardate che meraviglia questo rotolo quando lo tagliamo dentro. Vedete che tutte le carote, gli friarielli oppure il broccolo si vede, no? Vedi, il fondo sempre caldo, il fondo bruno, mi raccomando, per accompagnare. È importante il fondo bruno, soprattutto quando si cucina il maiale, perché sennò rimane un po' stoppaccioso. Cosa stai facendo? Oggi ha preso la giornata della scarpetta. Sì, è internazionale, devo farlo anch'io. Sì, ti ha dato il panino piccolo, meno male, glielo ho detto io. Allora, adesso aspetta, non puoi farlo nel piatto da portata, come tu ben sai. Si avanza pentola, qualcosa, si fa dalla pentola. Vedi, vedi Antonella, le mele come restano belle, succose, integre, gli abbiamo dato. Dopo. Guarda, ma si può che inziga con la scarpetta? Dopo. Guardate che piatto meraviglioso. Vabbè, fammi una pa, Matti. Allora, perfetto, lo andiamo a decorare. È buono. E beh, ci credo che è buono, guardate, una bellissima idea. Fondo bruno per il nostro maiale. E guardate se questo non è un meraviglioso piatto del Natale.